Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre e lo ha rimarcato ancora una volta Mimmo Lopolito, riconfermato sindaco alla guida di Castrovillari per i prossimi 5 anni, riferendosi ai precedenti ballottaggi che lo hanno portato ad amministrare la città del Pollino per una consiliatura e mezza. Il 53,23%, pari a 5.807 voti contro i 5.180 voti, pari al 46,77% di Giancarlo Lamensa. Io sono davvero contento perché questa volta era un centro-sinistra un po' camuffato. A me piace dire che questa volta era sinistra, non avevamo nessun centro e quindi ci siamo caratterizzati per quello che può essere veramente un... non mi piace dirlo, ma un feudo, forse rende meglio il senso, un feudo della sinistra qui a Castrovillari. E la festa della vittoria è iniziata ancora prima della chiusura dei seggi. Il divario era già a suo favore. Ma io l'ho detto, eravamo già in vantaggio al primo turno per quelli che sono i dati politici. Se qualcuno vede i dati numerici erano in vantaggio loro. Io penso che questa è una città che ha capito e ci ha fatto vincere. Abbiamo fatto un grande programma, lo vogliamo realizzare, finalmente abbiamo le condizioni anche finanziarie per poterlo fare. Questa città merita tanto. Il messaggio che do alla città è che li ringrazio, mi hanno fatto vincere 3 volte, vuol dire che mi vogliono bene. E io voglio bene alla mia città. Visibilmente commosso, gli abbiamo chiesto a chi dedica questa vittoria. A mia moglie, ai miei figli e alla città.